Va ora in onda diretta Saiuz in studio centrale Rosario Moreno. Buonasera a tutti da Alviano Appi e un ben trovati con gli approfondimenti settimanali dell'associazione culturale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. Lo scorso martedì ci siamo occupati in trasmissione di un virus che attanaglia l'umanità da millenni e millenni, che è il virus della guerra. Oggi ritorneremo invece ad occuparci un po' del virus della natura che tanto sta mettendo in difficoltà gran parte del pianeta. E dal nostro punto di vista sta mettendo in particolare difficoltà il modello di crescita, il modello di sviluppo, basato essenzialmente su produzione e vendita di beni materiali, in un'ottica, diciamo, di crescita infinita, invece che piuttosto in un'ottica di equilibrio e di rispetto di tutti gli esseri che partecipano alla vita di questa nostra meravigliosa terra. E questi sono giorni in cui alcuni di noi lavorano moltissimo, veramente senza sosta, e intendo in modo particolare medici e infermieri, ma certamente anche Croce Rossa, Protezione Civile, farmacisti e altre categorie. E sono tutte persone che devono supplire ai tanti tagli che sono stati fatti al settore sanità dalle politiche neoliberiste di questi ultimi 30 anni. E diciamo, mentre ci sono queste persone che lavorano in modo infaticabile, altre hanno più tempo. E quindi a questi ci vogliamo rivolgere nella trasmissione di questa sera, per dare delle informazioni il più possibile organiche nell'ambito della salute, una salute che così tanto sta venendo a mancare a molte persone. Allora, si tratta di un'informazione, scusate, che vorremmo potesse rimanere anche dopo che questo coronavirus se ne sia andato, perché pensiamo che la salute, la forza della salute sia essenzialmente dentro di noi. E questo stato, una volta, diciamo, conquistato, dovrebbe essere mantenuto nel tempo in modo consapevole. Questo cammino nel campo del benessere da custodire, della salute da custodire, ci facciamo aiutare dalla naturopata Francesca Panfili di Gubbio, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Ciao Francesca. Buonasera Alviano e buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Ecco Francesca, due parole per presentarti ai nostri ascoltatori. Tu hai una laurea in scienze politiche ed anche una specialistica, vedo, con lode in relazioni internazionali, ma poi in qualche modo sei stata folgorata sulla via di Damasco dall'interesse per la naturopatia. Hai frequentato l'Istituto di Naturopatia Tradizionale Rudi Lanza, e poi hai fatto un corso di perfezionamento universitario in alimentazione vegetariana e vegana, corsi di micoterapia della dottoressa con la dottoressa Stefania Cazzavillan, che qui nella nostra regione in Friuli è molto conosciuta. E poi ti sei anche specializzata in floriterapia australiana proprio con il creatore di quelle essenze floreali, Jan Wyd, e poi iridologia e molto altro ancora. E vedo che
anche a giugno del 2017 è uscito un tuo primo libro, Patologie tumorali, approccio naturopatico integrato, edito dalle edizioni scientifiche STIL. E infine possiamo aggiungere che fai parte della Federazione Naturale, della Federazione Nazionale Naturopati Professionisti. Allora, prima di approfondire cosa offre il mondo della naturopatia alla salute dell'uomo, vorrei ritornare al concetto che avevo detto poc'anzi, che la salute è già essenzialmente dentro di noi. Ci puoi aiutare a capire quali sono i fattori che determinano questa salute? Cosa rivelano gli studi in questo campo? Sì, Alviano, allora innanzitutto grazie per darmi la possibilità di affrontare un argomento importantissimo che è quello della salute e della prevenzione dal punto di vista naturopatico, che poi magari se ce ne sarà la possibilità vedremo di strutturare proprio all'interno di quella che viene definita come prevenzione primaria. Oggi più che mai essenziale, soprattutto perché oggi stiamo vivendo in una situazione di emergenza e purtroppo dal punto di vista sociale noi ci occupiamo e tendiamo ad occuparci dei fenomeni solamente quando i fenomeni si aggravano o presentano dei problemi seri. La stessa cosa noi la facciamo con la nostra salute e in questo senso la naturopatia è fondamentale, perché noi dobbiamo iniziare a considerare la salute, come afferma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come uno stato dinamico di benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, quindi non semplicemente, come dice anche l'OMS, una semplice assenza di malattia, ma proprio uno stato di benessere a 360 gradi, quindi in senso quasi olistico dell'uomo, che dobbiamo cercare di preservare e soprattutto dobbiamo cercare di sostenere. A questo serve la naturopatia e le discipline naturali. La naturopatia in questo senso si basa su un concetto oggi più che mai importante, che è il concetto di terreno, ovvero noi dobbiamo considerarci come, al pari diciamo di piante o di altre forme viventi, come il risultato di tutta una serie di situazioni che viviamo, quindi delle nostre caratteristiche costituzionali, quindi il nostro corpo, la nostra parte biochimica, la nostra parte biologica, ma anche di tutta una serie di influssi che noi viviamo legati all'ambiente esterno, quindi magari l'inquinamento, i cosiddetti interferenti endocrini e molto altro. Tutto questo determina quello che viene definito terreno, e quindi come dei bravi alberi che devono crescere, star bene, essere robusti e stare in salute, tutto dipende dal terreno con cui noi cresciamo e con cui noi ci evolviamo nel corso della nostra vita. Oggi questo terreno biopsicofisico dell'uomo è sostanzialmente molto debole, perché chiaramente viene inficiato da tutta una serie di situazioni negative, che possono essere ad esempio l'inquinamento, lo stress cronico legato a degli stili di vita non corretti e non naturali, l'allontanarci anche da quelli che sono i ritmi della natura, per esempio il ritmo sonno-veglia. Se pensiamo ad esempio a tanti lavori che includono turni massacranti e così via. Oggi invece dobbiamo cercare di ripensare al concetto di terreno e quindi di ripensare alla nostra salute in un modo diciamo olistico, globale, integrato, che tenga conto anche di tutte quelle che sono le discipline sapienziali che arrivano dal passato, perché la nostra medicina contemporanea sostanzialmente si è sviluppata negli ultimi 200-250 anni. Prima l'uomo non è che non si curava, prima l'uomo cercava di osservare quelli che erano i ritmi della natura, le caratteristiche delle piante, le caratteristiche di tutti gli esseri che trovava nelle condizioni naturali, che erano molto diverse rispetto a quelle di oggi, e imitando loro, cercando di osservarli e ascoltandosi, sviluppava dei medicamenti e soprattutto uno stile di vita che era il più possibile sano e in aderenza con tutto questo. Oggi, come hai detto tu nell'introduzione, la logica neoliberista, la logica dello sfruttamento delle risorse indiscriminato, la logica dell'inquinamento e della non lungimiranza rispetto a quello che lasceremo alle generazioni future, fa sì che anche in tutta questa situazione i primi che ci rimettono sono proprio gli esseri umani, e questo, se ci pensi, è un paradosso, è veramente la più grande stupidità che noi possiamo portare avanti, però è così,
Quindi oggi ci ritroviamo con generazioni di persone, soprattutto i bambini che nascono in questi ultimi anni, che già presentano dei terreni costituzionali molto fragili e deboli, e persone che seguono stili di vita completamente errati. Ad esempio, noi in Italia, soprattutto in cui discipline come la naturopatia non sono riconosciute, seppur siamo tantissimi a fare questo tipo di professione, seppur nel mondo la naturopatia è riconosciuta, all'estero ci sono tantissimi naturopati, persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità diciamo incentiva questa disciplina bionaturale. Oggi in Italia nessuno ci dice ad esempio come noi dobbiamo mangiare, quindi ad esempio l'educazione a livello di una alimentazione consapevole sicuramente ci aiuterebbe a rinnovare tanto i nostri terreni biopsicofisici, a rafforzarci, a renderci anche più pronti ad affrontare delle sfide che il nostro sistema immunitario subisce ogni giorno legate ai patogeni esterni. E, o ad esempio anche l'educazione ai ritmi della natura, ai cicli che noi dovremmo seguire, alla possibilità di ricaricarci attraverso delle discipline naturali non invasive come lo yoga, la respirazione piuttosto che l'attività fisica, è fondamentale per cercare di vivere più in salute e più a lungo, e questo comporterebbe anche una minore spesa da parte del sistema sanitario nazionale, e soprattutto comporterebbe la possibilità di avere una popolazione che sicuramente starebbe molto meglio e affronterebbe sicuramente meglio anche le sfide che ci arrivano dall'esterno, in primis quello che stiamo vivendo, ovvero il coronavirus. Vediamo tantissime persone che si ammalano di coronavirus, che sono soggetti prevalentemente che diciamo presentano già delle patologie pregresse e delle patologie croniche che oggi noi definiamo normali. È assurdo definire normale una persona che a 50-60 anni inizia ad avere problematiche cardiache o problematiche di un'infiammazione silente che la maggior parte della popolazione ha e non se ne accorge, che poi nel tempo si sviluppa in patologia. Noi dovremmo cercare, ecco, di rivedere non solo la nostra salute ma anche il concetto stesso di uomo all'interno di un contesto che è quello della natura, della madre terra, che ci offre tantissimo, che ci nutre e che nonostante questo noi continuiamo a sfruttare a pieno posto. Sì, ecco, da questo ampio excursus che tu hai fatto, dopo cercheremo di approfondire alcuni di questi aspetti, diciamo che si presentano due direttrici su cui c'è bisogno di lavorare: una di carattere generale, fondamentale, mi sembra, Francesca, come hai accennato tu, diciamo che ci sono, noi siamo in un contesto generale di una industria che immette nell'atmosfera una quantità di fumi, di sostanze, di nanoparticelle veramente impressionanti. Non lo so se tu hai avuto modo di vedere, ma io ho visto per esempio la pianura padana, ma in modo particolare il bresciano, il bergamasco, lì i PM10 vengono superati quasi almeno 5 mesi su 12 in un anno. Dopo, queste sono sostanze che noi inaliamo e che si è dimostrato che anche il coronavirus trova terreno fertile. A proposito, prima parlavamo di terreno proprio su queste sostanze. Dall'altra parte c'è un lavoro individuale che noi possiamo fare. In questo momento io ti chiedo, dal punto di vista diciamo individuale, che è quello sul quale al momento possiamo agire di più, che consigli ci puoi dare? Fermo restando che se dopo non andiamo come persone consapevoli ad agire, a pretendere che si cambino anche gli indirizzi generali di come si sviluppa una civiltà, un'industria e via dicendo,
non se ne esce, quindi ci vuole anche un lavoro di fondo. Però dal punto di vista così individuale, come prevenzione, che cosa tu ti sentiresti di consigliare essenzialmente alle persone, adesso diciamo da un punto di vista proprio pratico, sulle cose diciamo fisiche? Dopo ti chiedo qualche cosa anche sulle cose di carattere psicologico. Sì, allora la prima prevenzione che mi consiglio, diciamo, a tutte le persone che seguo e che ci stanno ascoltando è la conoscenza, cioè iniziare a conoscerci, ad ascoltarci e a capire come siamo fatti, cercando di ascoltare il nostro corpo, quindi le sue esigenze. Il corpo, mi piace sempre ripetere questa frase, è, diciamo, lo scenario perfetto in cui la nostra anima mette in scena i suoi drammi. Quindi più noi ascoltiamo il corpo, i suoi sintomi, assecondiamo quelli che sono i suoi ritmi e le sue esigenze, più noi riusciamo anche a non solo far prevenzione, ma anche a mettere in atto delle strategie e degli stili di vita, delle buone abitudini quotidiane che ci aiutano a mantenere la salute, ma anche a mantenere un equilibrio psicofisico che è necessario ed è importante. In questo momento, soprattutto, in cui, diciamo, il nostro corpo deve cercare di fare conti con agenti patogeni esterni, virus, batteri, e quindi è molto più vulnerabile rispetto al solito, per quanto comunque, diciamo, voglio sottolineare che noi siamo sempre e perennemente in contatto con virus e batteri, tutto dipende dalla nostra risposta. Ecco, per cercare di rafforzare il nostro terreno e rafforzare la nostra risposta agli stimoli esterni, dobbiamo iniziare a proprio dalle basi, cioè dalle nostre buone abitudini e dal nostro stile di vita. Prima di tutto cerchiamo di evitare di fare una vita sedentaria. La sedentarietà non ci aiuta a sbloccare anche i carichi tossici che noi accumuliamo ogni giorno, come detto tu, dall'inquinamento, dalle polveri sottili, dal cibo che purtroppo non è più quello di una volta, è poverissimo di elementi nutritivi, ma anzi presenta elementi antinutritivi. Dobbiamo poi cercare di ripartire da un'alimentazione che sia più adeguata possibile alla nostra costituzione, quindi anche lì l'ascolto del nostro corpo è fondamentale. Il corpo a volte ci indica le cosiddette voglie di cibo, che sono ben note dalla maggior parte delle persone. Non sempre sono voglie sciocche, a volte andrebbero seguite, cioè se il nostro corpo ad esempio ci presenta la voglia di mangiare più verdure, noi dovremmo cercare di assecondarlo. Se noi magari abbiamo più voglia di mangiare delle uova, cerchiamo di assecondare queste esigenze e cerchiamo di chiederci perché, perché magari il nostro corpo, che ha una sua intelligenza, sa che all'interno delle uova troviamo determinati gruppi di vitamine che ci aiutano a sbloccare magari il metabolismo di alcuni organi. Quindi cerchiamo di ascoltarci, cerchiamo più che mai di fare prevenzione a partire dalla tavola, perché noi ogni giorno, almeno 3 volte al giorno, mangiamo, e quello che mangiamo determina, diciamo, la nostra salute di oggi, ma soprattutto va a costruire la nostra salute di domani, e addirittura costituisce anche la salute che spetterà alle generazioni prossime. Perché nel momento in cui diventeremo genitori, la nostra carica vitale verrà passata ai nostri figli, e oggi la scienza ce lo spiega con il concetto di epigenetica. Quindi tutte queste acquisizioni antiche oggi, diciamo, vengono attualizzate e sono più che mai importanti da conoscere. Un'altra cosa che possiamo utilizzare, oltre all'alimentazione che deve essere più in equilibrio possibile e che deve essere un'alimentazione alcalina, quindi costituita prevalentemente di verdure, di cereali integrali, di proteine animali, che se vogliamo mangiare devono comunque provenire da ambienti sani, quindi da una coltivazione o da un allevamento, scusate, biodinamico, biologico, e quindi sostanze che siano comunque vive, che ci aiutano a star bene. Cerchiamo di alcalinizzare il corpo attraverso queste sostanze, come anche ad esempio i legumi, che molto spesso non mangiamo, che confondiamo con del semplice contorno o della verdura, quindi sostanze prevalentemente alcaline. Oltre a questo, poi la natura ci mette, diciamo, a disposizione moltissimi rimedi che chiaramente vanno sapientemente utilizzati con l'aiuto di persone che fanno magari come lavoro, proprio consigliano i rimedi naturali. Quindi io sconsiglio sempre il fai da te, posto che però ci sono magari delle piante
o delle vitamine o dell'integrazione cosiddetta ortomolecolare che può essere utilizzata. Questo infatti è il periodo giusto per cercare di fare scorta di vitamina D, che è una vitamina che noi, diciamo, di cui la maggior parte di noi è carente perché viviamo sempre in ambienti chiusi e mai a contatto con la natura, e quindi questa vitamina, in particolare la vitamina D3, viene assorbita dall'esposizione al sole. Quindi il mio consiglio è quello di cercare di controllare i livelli di vitamina D e di integrarla eventualmente con una supplementazione, ma soprattutto di fare i cosiddetti bagni di sole. Se riusciamo in questi giorni, si possono fare dal balcone di casa, basta semplicemente esporsi 15 minuti al sole e questa vitamina, che agisce tra l'altro come un ormone nel nostro corpo, ci aiuta a sostenere il nostro sistema immunitario. Quindi mi raccomando, è una vitamina fondamentale per tutti i processi biologici del nostro corpo. Cercate di farne ingesta attraverso l'esposizione al sole o, se è necessario, con una supplementazione. Un'altra vitamina fondamentale di cui si parla tantissimo, soprattutto in questo periodo, è la vitamina C, che è una vitamina che noi assumiamo attraverso gli alimenti, a differenza della vitamina D, che è più difficile da assumere, e la possiamo assumere attraverso soprattutto i limoni e attraverso tantissimi agrumi che comunque sono ancora a disposizione in questa stagione, stanno per finire, ma possiamo assumerlo attraverso anche altri tipi di frutta e altri tipi di verdura, o altrimenti anche lì attraverso una supplementazione con una buona integrazione, anche se ultimamente la vitamina C non si trova molto in commercio, perché tanti italiani la stanno utilizzando. Dovete sapere che la vitamina C è uno dei rimedi più economici ed efficaci che c'è per poter sostenere tantissime funzioni del nostro corpo, in particolare il nostro sistema immunitario. Mi duole a volte sentire dei video, e in particolare anche in televisione, persone che la demonizzano, ma ci sono veramente fiorfiori di studi su PubMed e su riviste scientifiche internazionali che ne testimoniano l'efficacia. Quindi oggi più che mai è necessario assumere vitamina C, e poi cercare anche di capire che dobbiamo cercare di eliminare lo stress e la paura legata al virus. Perché? Perché se noi, diciamo, rafforziamo il nostro terreno di fondo, il nostro corpo è più abituato e risponde meglio alla sfida che si presenta oggi con il coronavirus. Quindi paura, stress, angoscia, depressione, ansia, tristezza per quello che sta accadendo, sono tutte emozioni disfunzionali che diciamo noi non sappiamo gestire e che ci portano poi ad avere anche una immunodepressione. Quindi il nostro sistema immunitario diciamo diventa più debole se noi tutto il giorno stiamo ad angosciarci con i pensieri che non sono costruttivi e che ci fanno star male. Quindi il mio consiglio è quello di cercare anche di un attimo staccare la spina dalle TV, dai telegiornali, da tutte queste notizie che circolano anche su WhatsApp, che non fanno altro che rincarare la dose dell'ansia, e cercare di sfruttare questo periodo, visto che dobbiamo stare in casa e dobbiamo chiaramente starci per cercare di evitare il diffondersi ancora di più di questo virus, cerchiamo di sfruttarlo in modo costruttivo. Quindi cercate di leggere, di fare cose che solitamente non riuscite a fare, quindi dedicatevi a voi stessi, cercate un attimo anche di dedicarvi uno spazio per riflettere. Oggi pensare è diventato quasi un lusso, perché siamo sempre dietro alle cose da fare, ci focalizziamo sempre o sull'avere o sul dover essere e mai sul nostro essere. E quindi secondo me è venuto anche il momento di portare l'attenzione verso il nostro mondo interno e cercare di capire dove ci stiamo dirigendo. Questo virus, possiamo dire che è un po' uno spartiacque, no? Nella nostra storia, è stato definito come uno degli eventi più drammatici che il nostro paese sta attraversando dalla Seconda Guerra Mondiale, ed effettivamente, vista l'emergenza che si sta vivendo, è così. Però proprio perché dalle crisi possono nascere sempre dei cambiamenti positivi, ed ogni crisi ha in sé anche la soluzione, la risoluzione di se stessa, cerchiamo di farne tesoro, cerchiamo di cambiare. Cambiamento, secondo me, è la parola chiave per questo periodo. Cerchiamo di rivedere quali che sono le nostre abitudini, i nostri stili di vita. Cerchiamo di capire se nella vita siamo veramente felici di quello che stiamo facendo, o se lo stiamo facendo perché magari è la società che è sempre andata così e qualcuno vuole che continui ad andare così. In realtà noi dobbiamo anche riappropriarci un po' di quello che è il nostro potere personale, di cambiare le cose. Noi siamo responsabili di noi stessi, della nostra salute. Non possiamo demandare la nostra felicità a
a dei fattori esterni. Noi dobbiamo cercare di portare il focus dentro di noi e dare spazio anche a una delle nostre componenti fondamentali, che è il nostro sentire animico, quindi le nostre emozioni, ascoltarle, capire come gestirle, capire come viverle, e soprattutto alla nostra componente causale essenziale, che è il nostro spirito. Noi siamo degli spiriti che si incarnano in un corpo, e come tali dobbiamo vivere un'esperienza che ci fa lasciare questo corpo un po' più saggi di quando noi l'abbiamo acquisito. Quindi questo è importante, perché persone che magari coltivano una vita spirituale in questo periodo stanno sicuramente vivendo molto meglio questa crisi grande che c'è, che è una crisi, se vogliamo, proprio che si rende tutti uguali di fronte ad un'emergenza, ma la differenza nel nostro atteggiamento la fa quello che noi abbiamo coltivato fino a che questa crisi, diciamo, si è diffusa. Quindi è importante porre ogni giorno delle cause positive, delle cause e dei valori, cercare di portare i nostri valori interiori all'interno di una società che a volte, diciamo, li disdegna, però non è detto che, diciamo, se noi cerchiamo di unirci tra noi, di portare avanti un cambiamento sociale, questa cosa non può avvenire. Questa cosa può avvenire, però dobbiamo farlo tutti, quindi cerchiamo di rivedere le nostre abitudini, a partire dall'alimentazione, a partire dal nostro stile di vita, in questa ottica, perché se magari tutti noi smettessimo di comprare carne che viene da allevamenti intensivi, che oltre ad essere disumani sono anche un coacervo di malattie, di patologie, ci predispongono alla morte certa, ecco, magari l'industria della carne inizia a capire che gli animali vanno trattati meglio, che magari certi tipi di economia di scala vanno riconvertiti in una logica più umana, più ecologica, più diciamo amica della terra e amica dell'uomo. Bravissima, voglio giusto aggiungere proprio su quest'ultima voce che stavi accennando, per forza a noi ritornano, quando li consumiamo, tutte quelle sostanze, tutti quegli antibiotici, tutte quelle sostanze che in qualche modo vengono somministrate agli animali, che sono costretti in spazi veramente disumani, in qualche modo gli anabolizzanti, tutte queste sostanze dopo in qualche modo noi le riassumeremo, e quindi saranno dentro di noi e ci danneggeranno. Dobbiamo, questo è veramente un atteggiamento etico-morale dell'uomo che è essenziale, senza contare anche l'immenso consumo di acqua che è necessario per avere un chilo di carne, per esempio, vabbè, e via dicendo. Senti, io ti volevo chiedere una cosa, perché alcune parole che ascolto in qualche modo mi fanno male, e vorrei che nascesse un ragionamento con te su questa cosa. Come mi è capitato di sentire qualche volta un incidente, una persona va fuori strada, qui da noi con l'auto va contro un albero e si dice platano killer, albero killer. Adesso si usa questa parola con il virus, virus killer. Però in realtà dovremmo introiettare forse un concetto diverso di queste sostanze infinitesimali, microscopiche, ma che però non sono contro l'uomo, ma in origine sarebbero per l'uomo. Non esiste nulla in realtà in natura contro l'uomo. Vorrei approfondire questo, perché dobbiamo prendere una responsabilità diversa rispetto a tutte queste cose, anche alle minime. Il killer non sta fuori, il killer è piuttosto un nostro atteggiamento, che io capisco inconsapevole, ma dobbiamo diventare consapevoli con tutto l'affetto che possiamo provare per le persone, insomma, che sono rimaste, tra virgolette, vittima di questa sostanza invisibile.
Guarda, sono d'accordissimo con te, ovviamente con tutto il rispetto per le persone che in questo momento stanno soffrendo, stanno morendo e per i tantissimi operatori del sistema sanitario nazionale, medici, infermieri, OSS, tantissime persone che sono involucrate a far fronte con ritmi disumani e dando veramente tante loro energie, la loro vita a favore, diciamo, della guarigione del prossimo. Ecco, quello che però mi preme dire è cercare di cambiare l'atteggiamento che noi abbiamo rispetto a questa situazione. Come dici tu, non esiste un nemico esterno, proprio perché la natura di per sé non solo riporta tutto in equilibrio, ma non è una madre, diciamo, una madre Medea, cioè una madre che viene e uccide i suoi figli con lo scopo di debellare, diciamo, quello che non va. La natura in realtà è una madre amica dell'uomo, è una madre che cerca di nutrire l'uomo, ma l'essere umano da molti decenni ormai vive e sfrutta le risorse naturali, l'ambiente in cui vive e tutto quello che fa, fregandosene completamente della casa che lo ospita. E quindi la casa che lo ospita chiaramente è normale che per riportarsi in equilibrio inizia a generare virus, batteri e patogeni anche verso l'uomo per appunto riportare in equilibrio il suo terreno. E questo è normale che sia così, lo vediamo anche nelle forme di vita, ad esempio animali, cioè se per esempio non viene alterato un ecosistema, ma ad un certo punto arriva l'uomo e inizia a seminare determinate piante, la natura produrrà anche degli antidoti contro quelle piante che magari possono inquinare il pianeta. Quindi cioè, è normale che sia così in natura. Il problema è come noi la viviamo, in particolare il problema sta un po' alla base di quella che è anche la nostra, il nostro modo di vedere delle situazioni come qualcosa che, sono ester che sia esterno da noi. Quindi noi deleghiamo la salute e deleghiamo anche la nostra felicità, deleghiamo tutto quello che è la nostra vita a fattori esterni. Allora io vi volevo far riflettere su una questione importante, cioè noi siamo nati in un ambiente già immerso di virus e batteri. Questi batteri, addirittura noi abbiamo più batteri che cellule, queste vite microbiche abitano, diciamo, la Terra fin da prima della creazione dell'uomo stesso. Quindi è impensabile pensare, ad esempio, a sterilizzare, di sterilizzare totalmente tutto. Noi non possiamo mai vivere in un ambiente sterile, nemmeno se lo volessimo, perché già dentro di noi abbiamo colonie batteriche, abbiamo colonie microbiche, abbiamo funghi, abbiamo parassiti, tutto sta in come noi reagiamo, come abbiamo detto prima, a questo genere di patogeni o a questo genere di virus e batteri che abitano dentro di noi, che se vengono contenuti e il nostro sistema immunitario funziona bene, noi avremo sempre un equilibrio, uno stato di salute costante. Nel momento in cui noi non riusciamo a contenerli e non riusciamo, diciamo, ad indirizzarli nel modo giusto, ecco che si presenta il disequilibrio, che può essere o una patologia oppure un disequilibrio cronico che ci portiamo dietro. In realtà, però, tutto questo pensiero qui è frutto un po' di una diatriba che fa circa 200 anni e che risale a una diatriba storica che nel 1800 ci fu tra Louis Pasteur, che era un chimico francese, che era un grande ricercatore di microbi e batteri, che arrivò a formulare praticamente una teoria per cui questi agenti patogeni, germi, batteri, virus, rappresentano la causa primaria della malattia nell'uomo. In realtà, diciamo, poi insieme a lui studiavano questi microbi, questi virus e batteri anche altri studiosi, tra cui anche un certo Claude Bernard, che è un notissimo fisiologo francese, e lui stesso formulò una teoria che è quella del terreno di cui abbiamo parlato prima. Cioè Bernard disse: non è che la causa della malattia sono patogeni, batteri e virus, ma la causa della malattia è come il terreno risponde a questi agenti. E da qui la frase storica che lui disse: il terreno è tutto, il microbo è nulla. E lo stesso Pasteur, che era stato, diciamo, un accanito, diciamo, nemico di Bernarda, alla fine della sua vita si ritrovò a rivedere un po' tutta la sua teoria e in punto di morte disse: il microbo è tutto, il microbo è tutto, il terreno è nulla, e quindi diede ragione a Bernarda.
Solo che la nostra medicina contemporanea si è tutta sviluppata secondo le teorie di Pasteur, solo ultimamente attraverso la psiconeuroendocrinoimmunologia, attraverso il concetto di epigenetica, siamo arrivati a ritrovare il concetto di Claude Bernard, che è fondamentale perché ci ridà responsabilità della nostra salute. Come hai detto tu prima, noi diciamo andiamo contro un albero, l'albero è il killer che ha causato l'incidente, il virus è il killer che si sta uccidendo. Questo modo di fare prende in considerazione prima di tutto solamente delle cose esterne a noi, quindi ci leva e ci sottrae dalla responsabilità della vita che noi abbiamo, ma soprattutto non prende in considerazione le cause. Oggi noi siamo abituati a gestire tutto basandoci sugli effetti, quindi c'è l'emergenza sanitaria nazionale, dobbiamo ricorrere alle terapie intensive. Prima non c'erano terapie intensive necessarie per un'eventuale crisi, quindi il problema non è che oggi non ci sono, il problema è che prima sono stati fatti magari dei tagli alla sanità per favorire il settore privato che hanno impedito di costruire determinate strutture che sono necessarie in una popolazione così numerosa come quella italiana. La stessa cosa noi, diciamo, lo stesso tipo di ragionamento noi lo applichiamo anche alla nostra vita, lo applichiamo anche alla nostra salute, quindi è fondamentale cercare di non dare la colpa all'esterno, ma di prenderci responsabilità di quella che è la nostra salute e soprattutto cerchiamo anche di capire che tutto dipende da come noi reagiamo ai tra virgolette attacchi esterni che ci sono sempre stati e ci saranno sempre nel corso della storia e nel corso dell'evoluzione umana. Quindi è fondamentale capire ad esempio che essendo noi costituiti per la maggior parte di una flora batterica che sta all'interno del nostro intestino, che sta sulla nostra pelle, che sta lungo tutto il nostro corpo e i nostri organi principali, è importante prendercene cura, studiarla, capire come noi la stiamo andando ad alimentare, perché in base a quello che mangiamo, ad esempio, questa flora batterica reagirà più o meno bene all'attacco di virus e patogeni. In base a come noi mangiamo, questa flora batterica si adopererà a sviluppare determinate difese rispetto ad altre. In base anche alle emozioni che noi viviamo, questa flora batterica interagirà con noi in un modo piuttosto che in un altro. Quindi è importante iniziare a prenderci la responsabilità della nostra salute, del nostro terreno e far propria e nostra la frase di Bernard: il terreno è tutto, il microbo è nulla. Quindi noi iniziamo a curare il nostro terreno, quindi iniziamo a curare l'alimentazione, lo stile di vita, le emozioni che viviamo, il modo in cui gestiamo il nostro universo emotivo. E vediamo che poi le cose miglioreranno assolutamente. In questo modo non saremo più vittime della sfortuna, del fato che a volte no, noi sentiamo poverino, purtroppo si è ammalato di tumore al polmone e magari prima aveva fumato 2 pacchetti di sigarette al giorno e il tumore al polmone non è arrivato a caso, quello è l'effetto di una causa che è stata posta. Quindi cerchiamo di ragionare sulle cause, in questo modo noi riusciremo a prevedere in modo logico anche gli effetti che ci saranno sulla nostra vita e riusciremo ad essere sempre più consapevoli e coscienti, quindi non vivere più una vita passiva fatta di concetti come fortuna e sfortuna e riappropriarci della razionalità e della logica, che è la cosa che ci salverà sicuramente dalla situazione attuale che stiamo vivendo. Sottoscriviamo tutto, Francesca. Allora ricordo a chi ci sta ascoltando, siamo in diretta su Radio Science, io sono Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, ricordo anche il nostro sito www.ilsicomoro.com e in collegamento da Gubbio stiamo ascoltando la naturopata Francesca Panfili. Allora, Francesca, ecco, volevo approfondire questo aspetto qua, che il mondo scientifico di oggi è per lo più lanciato a creare nuove molecole, prodotti di sintesi. Si cerca, quando si trova che c'è un qualche cosa in natura, perché sottolineo tutto noi prendiamo dalla natura, ma con il termine tutto indichiamo veramente tutto e tutto.
Ecco, noi prendiamo qualche cosa dalla natura, capiamo che un frutto, un ortaggio, un qualche cosa è benefico per il nostro colesterolo, è benefico per la pressione, è benefico per qualsiasi tipo di problema che noi possiamo immaginare. E che cosa facciamo? Cerchiamo di isolare il principio attivo che abbiamo capito che è importante. E poi vendere pastiglie, vendere capsule, fare. Ma questo funziona veramente così? È un buon sistema? È un sistema che porta da qualche parte? Allora, io ti posso parlare per quanto riguarda il discorso dell'integrazione naturale, quindi dei rimedi naturali, perché poi per quanto riguarda i farmaci, diciamo, occorre sentire un medico. Per quanto riguarda il discorso dei rimedi naturali, noi vediamo nel commercio che abbiamo tantissime sostanze che nel tempo sono state isolate e su cui poi sono stati fatti degli integratori. Anche nel mondo dell'integrazione, come al solito, essendo un mondo caratterizzato anche lì dall'economia e dove ci sono i soldi, diciamo c'è interesse, quindi si bada poco alle persone e più al guadagno, bisogna fare moltissima attenzione. Per questo io prima ho detto che sconsiglio il fai te alle persone, perché prima di tutto dobbiamo capire come sono formulati i prodotti, dobbiamo capire l'etica e la logica che sta dietro un'azienda, le ricerche che vengono fatte sul campo, quindi la sperimentazione del prodotto stesso, e soprattutto dobbiamo cercare anche di comprendere che la natura ci ha strutturato per essere dei sistemi integrati. Quindi se io vado ad esempio a prendere una sostanza che trovo, ad esempio, nel riso rosso fermentato, che viene utilizzato tantissimo, come hai detto tu prima, per il discorso, ad esempio, del colesterolo. Questa sostanza, se io l'assumo in un certo modo, avrà su di me un effetto. Se io l'assumo in un altro modo, magari a livello semplicemente di un principio attivo isolato chimico, ne avrà un altro. E noi siamo fatti per essere dei sistemi integrati, come dicevo, quindi anche dal punto di vista dell'integrazione bisogna cercare di, prima di tutto, integrare con l'alimentazione, per quanto possibile, che sia un'alimentazione più biodinamica e biologica possibile, proprio per cercare di immettere in noi tutti anche quei micro elementi, quegli oligoelementi fondamentali per tantissime azioni enzimatiche del nostro corpo. Ma poi dobbiamo cercare di prendere dei prodotti che siano pensati per l'uomo nella sua totalità, cioè che siano, diciamo, in risonanza il più possibile con il nostro essere, con le nostre cellule, con i nostri organi. Quindi anche nel mondo dell'integrazione bisogna fare molta attenzione, perché spesse volte prodotti che isolano determinati principi attivi sono prodotti che magari si perdono tutto il resto, invece magari il principio attivo presente nel riso rosso fermentato avrà un senso se io mangio il riso rosso fermentato in un certo modo. Invece se io lo vado ad isolare e lo prendo insieme ad altri prodotti, non ha più senso e non ha lo stesso effetto sul mio stato di salute. Quindi anche lì bisogna fare molta attenzione e bisogna capire che non tutto quello che è naturale è sano. Perché oggi c'è un po' la moda, no? Di dire ah, mangio questo prodotto che viene dall'altra parte del mondo perché è pieno di proprietà. Ho capito, ma magari dietro quel prodotto che è pieno di proprietà si sta l'inquinamento che si genera per il trasporto della merce, ci sta il fatto che il nostro DNA non lo riconosce perché è un prodotto che non ci appartiene a livello magari epigenetico perché viene prodotto dall'altra parte del mondo. Ci stanno tanti fattori da tenere presenti, per questo è importante, diciamo, ritornare un pochino ad ascoltare il nostro corpo, rivolgersi in caso in cui uno senta l'esigenza di fare un'integrazione a dei professionisti ed evitare soprattutto tutte quelle catene di Sant'Antonio che sono i network marketing, tutte quelle robe lì che come al solito sono spinte da una logica aziendale che si basa purtroppo su delle teorie diciamo neoliberiste che non ci portano assolutamente ad evolvere e a farci star bene come stiamo vedendo diciamo anche a livello economico nella nostra società. Guarda, voglio condividere con te una riflessione insieme a chi ci sta ascoltando. Una frase rimasta famosa del virologo, del dottor Burioni, mi è rimasta in mente, lo cito perché è sua: la scienza non è democratica. E in qualche modo sembra che la scienza sia un qualche cosa di univoco
che sappia un po' tutto, una specie di dogma religioso, quando la mia impressione, magari tu mi correggerai, è che la scienza in realtà invece è dinamica e piuttosto, mi rifaccio a quello che sottolineavi prima parlando di vitamina C, dicendo che ci sono fior di studi che ne parlano bene, parlano dell'importanza dell'assunzione di vitamina C per tutte le funzioni che ha nel nostro organismo. Allo stesso tempo c'è un'altra scienza, questi sono libri, sono volumi, sono studi fatti da persone di scienza. C'è un'altra scienza che diciamo tende a mettere in secondo piano un poco tutte quelle sostanze che, guarda caso, in realtà sono facilmente utilizzabili, facilmente raggiungibili senza grandi spese, per cui c'è un problema dell'entrata del business in un ambito come quello della salute, che invece dovrebbe essere lasciato totalmente libero da questa logica. C'è una scienza che tende a preferire tutto ciò che comunque ha un costo per la società e un grande guadagno per chi produce questi prodotti di, tra virgolette, di salute. Ecco, ho fatto questa riflessione e non so se su questo tu vuoi dire qualche cosa. Un'altra cosa che mi viene da dire e ti chiedo un tuo pensiero, qui la scuola sull'alimentazione, l'istruzione dell'alimentazione, noi siamo ridotti un poco a riceverla dagli ipermercati per come sono strutturati gli scaffali e le cose, ma in realtà il cittadino vive in un grande vuoto. C'è qualcosa che va fatto secondo te da questo punto di vista? Allora, prima di tutto ti rispondo alla prima domanda, cioè al fatto del discorso della scienza che oggi viene vista come qualcosa, come una nuova religione, quindi un dogma assoluto, e troviamo di continuo, soprattutto questi giorni in televisione, i cosiddetti sofisti dell'informazione che al pari dei sofisti ai tempi di Socrate iniziano a criticare tutto ciò che tra l'altro loro non conoscono perché magari non hanno studiato, quindi già lì diciamo c'è un po' una discrepanza, ma poi soprattutto quello che mi viene da dire è che il primo scienziato è colui che si approccia alla realtà in modo critico e soprattutto sperimentativo, quindi sperimenta quello che accade e vede i frutti di quello che accade e si pone di fronte alla realtà senza avere un atteggiamento a prioristico, quindi un preconcetto su quello che studia, su quello che accade intorno a lui. La massima socratica del so di non sapere, cioè questa dovrebbe essere la saggezza che guida le persone che dovrebbero essere, diciamo, i professionisti dell'informazione, i media, i giornali, gli esperti di turno. Se invece noi siamo bombardati continuamente da notizie di persone che con la spocchia della conoscenza, delle lauree, di presunte pubblicazioni che hanno fatto, pensano di essere dei padri eterni, che hanno saputo tutto, che conoscono tutto e quindi si possono ergere a fautori universali della scienza medica, allora mi sa che non ci siamo, proprio perché noi sappiamo che l'umiltà, la conoscenza continua e il percorso di consapevolezza dovrebbe essere qualcosa che accompagna l'individuo nel corso di tutta la sua vita, non qualcosa di immobile, anche perché la stessa medicina non è una scienza esatta. La scienza esatta oggi si può dire che non esiste, oggi la fisica quantistica per esempio ci mette in discussione tutti quelli che erano dei dogmi della fisica classica del passato, la stessa cosa avviene in medicina, oggi ad esempio la psiconeuroendocrinoimmunologia che è una materia meravigliosa legata allo sviluppo diciamo di come agisce, interagisce il nostro sistema nervoso con il nostro sistema endocrino e immunologico, cioè ci ha sconvolto dal punto di vista, ha sconvolto il paradigma classico della medicina e così continuerà ad andare avanti la ricerca medica in questo senso. Se noi invece siamo ad ascoltare in modo diciamo acriti, non critico tutte le persone che
ci parlano in televisione, magari gli esperti di turno, veramente non ne usciamo più, e soprattutto anche lì andiamo a delegare la conoscenza di qualcosa che in realtà è molto semplice. La verità è ciò che è utile, ciò che è semplice, affermava il Buddha qualche secolo fa, quindi non ha bisogno di paroloni o di milioni di pubblicazioni scientifiche. Dobbiamo capire quello che è utile, quello che è valido per noi e quello che rispetta noi stessi e il pianeta. Oggi abbiamo perso questi paradigmi, perché oggi la maggior parte di questi esperti di turno sono esperti al soldo delle case farmaceutiche. Sappiamo bene quello che c'è dietro Big Pharma e tutta l'industria del farmaco. E vi do solamente un dato, non senza far nomi perché magari poi andiamo a passare i guai. Comunque dovete sapere che moltissime delle ditte che producono ad esempio dolciumi, cosiddetto junk food, quindi il cibo spazzatura che noi troviamo negli supermercati, che come hai detto bene tu fa un po' da educazione alimentare a quello che è la nostra salute. L'educazione alimentare viene delegata ai banchi del supermercato, che mettono in bella vista i prodotti peggiori per la salute dei cittadini. Ecco, la maggior parte di queste grandi multinazionali che produce junk food, cibo spazzatura, dovete sapere che ha anche aziende legate sempre alla stessa multinazionale che produce ad esempio integratori contro il colesterolo, contro l'ipertensione, per il dimagrimento, contro le malattie cardiovascolari che derivano dall'assumere questi prodotti. Quindi informatevi bene sul cibo che comprate, informatevi bene sulle grandi multinazionali che guidano purtroppo l'economia e guidano soprattutto le scelte dei consumatori, perché hanno i soldi per fare pubblicità che diciamo lobotomizzano i cervelli delle persone. Multinazionali come le multinazionali che al loro interno hanno tantissimi rami esposti in tantissime parti del mercato. La stessa Nestlé ad esempio è anche detentrice di acque, quindi immaginate voi, ma è anche detentrice di una linea di integratori contro il colesterolo, e poi dopo vi vendono le peggio schifezze nei supermercati. I cittadini devono aprire gli occhi e devono iniziare ad informarsi. L'unica educazione che noi possiamo farci è la autoeducazione, cioè capire che cosa c'è dietro, ad esempio, un marchio, cosa c'è dietro ad esempio l'etichetta di uno yogurt che compriamo, il latte che compriamo, i cereali che compriamo. Dobbiamo cercare di capire quello che è l'iter produttivo di certi prodotti, e cerchiamo anche di capire, oggi grazie a internet si può fare, di capire chi è che detiene determinate aziende multinazionali, perché attraverso questa tipologia di mercato che noi andiamo a finanziare ogni giorno, tra gli scaffali del supermercato, quando andiamo a far benzina, quando andiamo in farmacia a comprare dei farmaci, dietro ci sono potentati molto importanti che sono implicati in tantissimi rami industriali, dall'industria bellica fino all'industria della salute. Capite bene che qualcosa non va, e che quindi magari lo stesso prodotto che ti dovrebbe diciamo guarire in realtà ti ammala. È come se diciamo utilizzano un pochino l'assunto dell'economia inglese dei primi anni del Novecento, cioè loro ti tengono d'occhio dalla culla alla tomba, e quindi prima ti ammalano, poi devono trovare dei metodi per curarti, per loro business. Quindi l'unica cosa che per noi cittadini è un'arma che noi dobbiamo avere diciamo sempre nelle nostre mani, l'arma che noi possiamo utilizzare è la conoscenza, cercare di conoscere. Oggi attraverso diciamo tantissimi mezzi di informazione che abbiamo, in primis Google, internet e tantissime cose, oltre a tutta una parte diciamo negativa di questa nuova informazione, possiamo trovare anche delle fonti attendibili. Cerchiamo di andare in cerca di queste fonti attendibili e cerchiamo di farci un nostro pensiero critico. Leggiamo i libri giusti, cerchiamo di informarci dai giornalisti giusti, cerchiamo di capire anche un minimo quella che è la logica che guida l'economia, che oggi è assolutamente deleteria, antiumana, e per ricostruire un sistema su delle basi diverse dobbiamo innanzitutto prendere coscienza di questo. Anche questo è naturopatia. Si dice nella naturopatia che il primo compito del naturopata è quello di educare le persone che si rivolgono a lui. Io magari in modo un po' controcorrente questa cosa cerco di farla, ma dovremmo farla tutti, in primis i miei colleghi, ma poi anche tutte le persone che sono un minimo informate e che cercano di capire in che direzione stiamo andando. E oggi la direzione, in particolare la salute, non può essere delegata appunto a multinazionali o ad esperti di turno che poi magari andiamo a vedere sono pagati dalle stesse multinazionali, oppure sono espressioni di gruppi di potere
molto influenti nei nostri paesi occidentali, che cosa vi aspettate da loro? Pensate che loro siano i salvatori della vostra salute? Pensate che i loro pensieri siano pensieri, diciamo, scevri di interessi, liberi dagli interessi? Non sarà mai così. Quindi dobbiamo cercare di svegliarci, perché oggi l'ignoranza è una colpa, visto che abbiamo tante possibilità di conoscere e di informarci, e cercare di educare noi stessi, e capire, diciamo, le cause che stanno dietro gli effetti che noi viviamo quotidianamente. In questo modo potremmo diventare prima di tutto dei cittadini più civili e responsabili, e poi potremmo diventare anche molto più saggi, sapienti e responsabili verso la nostra salute, che non è il frutto del caso, ripeto, ma il frutto di scelte che noi quotidianamente facciamo, a partire dallo scaffale dei supermercati in cui andiamo. Guarda Francesca, sono le 19:27 e noi siamo a conclusione del tempo che abbiamo a disposizione. In realtà io abbraccio totalmente questo tuo invito fondamentale a riappropriarci innanzitutto della nostra responsabilità individuale. Individualmente della nostra salute psicofisica, perché forse ha prima bisogno di stare bene l'aspetto psichico e dopo tutto scende anche in quello fisico, si ha la forza di fare le giuste scelte. E non lo so se c'è qualcosa che avrei potuto domandarti e che tu avresti avuto piacere di condividere con i nostri ascoltatori, io ti lascio la parola ancora per 1 minuto, 2 minuti. Guarda, in realtà abbiamo parlato di tantissime cose. In conclusione io vorrei, cioè sono stata felice innanzitutto e ti ringrazio per avermi dato la possibilità di dare qualche spunto di riflessione, spero di averlo fatto e spero soprattutto che, diciamo, sia stato accolto, verrà accolto dai tuoi radioascoltatori il mio appello a riprenderci in mano la nostra salute, iniziare a pensare, sviluppare un pensiero critico anche in merito soprattutto alla nostra salute, e iniziare a ritenerci responsabili non solo delle nostre azioni, ma anche del nostro benessere. Quindi, essendo responsabili del nostro benessere, dobbiamo cercare di costruirlo ogni giorno attraverso stili di vita sani, e soprattutto attraverso una conoscenza che dobbiamo costruirci, dobbiamo scoprire. Quindi, l'augurio è che tutti siano dei ricercatori della salute, dei ricercatori di conoscenze, ricercatori di verità, anche rispetto non solo alla nostra salute, a quello che mangiamo, ma anche rispetto a quello che ascoltiamo, sentiamo e pensiamo quotidianamente. Grazie Francesca, allora io riprendo questi concetti, quello socratico di so di non sapere e quindi riconosco all'interno di me comunque un desiderio nascosto, innato, atavico di conoscenza che in un mondo così pieno di stimoli in questo momento è un poco relegato in un angolo, ma in realtà noi abbiamo uno spirito, un'anima profondamente curiosa e quindi riempiamo man mano questo nostro vuoto di conoscenza, informandoci il più possibile e ascoltando il nostro corpo e quindi avendo dei momenti di silenzio, di solitudine, ma diciamo quella costruttiva interiore in cui si sentono tante altre voci, tante altre presenze, sostanze e in qualche modo, ecco, ridiventiamo responsabili di noi stessi. Io ti ringrazio moltissimo del tempo che ci hai dedicato e ti saluto con grande abbraccio. Grazie Francesca. Grazie a te Albiano, grazie a tutta la radio e al tuo lavoro preziosissimo e ai radioascoltatori. A presto. Ecco, gentili radioascoltatori, sono le 19:31, avete ascoltato la diretta di Radio Saiuz. Io vi auguro una buona sera e diciamo,
utilizziamo il tempo proprio per leggere di più, imparare di più, ascoltarci di più. Sicuramente troveremo qualche cosa di interessante che la natura, che non è matrigna ma è amica, ha messo dentro di noi fin dall'inizio. E vi auguro una buona continuazione con gli ascolti sulle frequenze di Radio Saius. Buonasera a tutti da Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinico. Abbiamo trasmesso Diretta Saius. Ha coordinato in studio centrale Rosario Moreno. I nostri programmi adesso proseguono a diffusione regionale.